Ancora proteste da residenti e commercianti per lo stato di degrado di due antiche piazze nel centro storico di Teramo, Piazza Verdi e Piazzetta del Sole. Cominciamo dalla prima. A Piazza Verdi troviamo un mercato della verdura fatiscente, in condizioni imbarazzanti per chi deve lavorarci e per chi deve farci la spesa. Accanto insiste il bellissimo edificio storico del Conservatorio Braga, lesionato dal terremoto e lasciato in visibile abbandono da oltre un anno. Come si vive e si lavora in un posto così degradato, proprio nel centro di Teramo? Malissimo, anche perché da un anno che comunque è successo il sisma, dal 24 agosto e repliche successive, hanno transennato qui al totale abbandono. L'anno scorso le erbacce arrivavano alte a altezza d'uomo e adesso si sta riproponendo questa cosa, cioè nel senso di queste erbacce, poi gli animali, giustamente i topi, perché quando tu una struttura la lasci all'abbandono, l'animale tipo il topo escono allo scoperto. E qui siamo proprio nel cuore di Teramo, sì. Ecco, i residenti e i commercianti che dicono? I commercianti pure loro schifati di questa situazione. Io spero che il comune faccia qualcosa, anche perché una struttura importante come questo istituto che è il Braga, che anni e secoli di storia, non può morire così. A pochi metri da Piazza Verdi, attraversando via Stazio, ci troviamo nella Piazzetta del Sole, recuperata anni fa, ma poi ugualmente lasciata all'abbandono. La scarsa illuminazione e lo stato di desolazione in cui versa ne hanno fatto un ritrovo per spacciatori e alcolisti. Eppure, intorno ci sono alcune tra le più belle costruzioni della Teramo antica, Palazzo Urbani e Casa Bonolis. I residenti di Piazzetta del Sole, spaventati dall'escalation di delinquenza che isola sempre di più il loro quartiere, si sono recentemente costituiti in un comitato ed hanno incontrato il sindaco Brucchi. Quest'ultimo ha sollecitato un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine nella zona, che viene in effetti maggiormente monitorata. Ma solo riportando attività commerciali e culturali in piazzetta, sostengono i cittadini, si potrà uscire da questo squallore.